Salve a tutti ragazzi, io sono Creepypasta LOL e questa è la seconda parte in cui rispondo a tutte le vostre domande. Leon King mi chiede: da quanto fai video? Allora, precisamente da quando ho aperto il canale, cioè nel 2014. Fernando Cremaschi mi chiede: che tipo di musica ascolti? Ti dirò che a volte mi ascolto un po' di musica pop, cioè Michael Jackson. E basta. Per il resto è tutto metal, Visual Kei e cose del genere. E cose simili. Agator mi chiede: c'è qualche storia veramente, ma veramente cattiva? Intendo molto più cattiva, sadica e crudele di tutto quello raccontato finora. Allora, io avrei intenzione di portare sul canale una creepypasta riguardante appunto una canzone dei Vocaloid. È una canzone che parla di un assassino che uccide una bambina in modo veramente brutale. Utente X mi chiede: sei fidanzata? Sì. Freddy Channel mi chiede: qual è la tua creepypasta preferita in assoluto? Per favore, salutami. Allora, ciao Freddy. Come ho già detto, la mia creepypasta preferita è quella di Jeff the Killer, insieme alla storia di Natram. Anna Caro Renuto mi chiede: tu hai paura della morte? Ti prego, salutami. Allora, ciao Anna. Sinceramente non ho mai avuto paura della morte, neanche quando ero più piccola. Decktube mi chiede: hai in programma di narrare delle creepypasta su due personaggi, esempio Nina the Killer? Allora, in futuro sì, quindi quando avrò più tempo vedrò di portarle sul canale. Fenice per caso mi chiede: da dove prendi le creepypasta? Allora, c'è un sito che vi lascerò in descrizione che è pieno zeppo di creepypasta, ma veramente tanto, ma tantissimo. E poi alcune le scrivo io, purtroppo quelle non potrai trovarle sul sito. Zinedine Ezir mi chiede: cosa ne pensi della vita eterna? Allora, la vita eterna, secondo me, non è una cosa poi così tanto bella se sei tu l'unico a viverla. Poi ti vedi passare tutti davanti, tutti i tuoi amici che dopo un po', col passare del tempo, vengono a mancare. Quindi, a mio parere, sarebbe una cosa stremante, cioè io ci impazzirei. Viola Masotti mi chiede: ciao Creepypasta LOL, è da un po' che ti seguo e ho scoperto che ho la tua età. Vorrei aprire un canale anch'io, ma purtroppo il mio PC funziona solo con Windows XP. Hai qualche consiglio per chi come me vuole aprire un canale? Allora, questo canale l'avevo già un po' premeditato nella mia testa. Cioè, io l'avevo pensato nel 2013 e ho creato il canale nel 2014 perché appunto ci ho messo molto tempo per scegliere quello che volevo veramente fare, disegni, cantare, fare vlog e basta. Poi ho scoperto le creepypasta ed eccomi qui. Comunque, un consiglio è non mollare mai. Io stavo mollando all'inizio perché vedevo che era tutto fermo, nessuno commentava, nessuno metteva like. L'unica cosa che vi dico per questo è bisogna solo aspettare. Spero di avervi dato delle risposte soddisfacenti. Scusatemi se non ho risposto a tutti, però le domande, bene o male, erano sempre quasi le stesse, tipo come è nata la tua passione per le creepypasta, qual è la tua creepypasta preferita. Quindi, se non ho risposto proprio alla vostra domanda specifica, vuol dire che me l'ha già fatta qualcun altro e vale anche per voi. Ok, le domande sono praticamente finite. Se volete farmene altre, potete scriverle benissimo sotto nei commenti. Ok ragazzi, scusate il distacco, ma ho avuto dei problemi con il telefono come sempre. Prima di terminare il video, volevo appunto soddisfare una vostra richiesta, cioè di farvi vedere alcuni miei disegni creepy, tra virgolette. Alcuni di voi me l'hanno chiesto e perché no? Allora, questo è uno dei primi disegni che ho fatto quando avevo 3 anni. No, vabbè, a parte gli scherzi, facciamo le persone serie. Allora, questo è un disegno che ho fatto all'incirca l'anno scorso, che raffigura G-Mega18 e un mio amico, Francesco. Non è molto creepy a parte per il sole. Poi,
Vabbè, questo non l'ho fatto io, comunque bellissimo, è una fan art. Adesso possiamo iniziare con i primi disegni creepy che ho colorato, tra cui questo con delle scritte in giapponese ed è una ragazza con delle bocche sulla schiena. C'è questa. Poi c'è questa che è un personaggio che ho inventato. Qui ero fissata con i manga e poi l'ultimo disegno che ho fatto, che risale a settimana scorsa, è questo, che sarebbe Chloe di Life is Strange. Se volete vi faccio vedere anche altri disegni ancora più inquietanti. Dovete sempre però scrivermelo sotto nei commenti. Bene, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, mettete like, commentate e iscrivetevi. Iscrivetevi anche al canale di Gmega18 e di Lookin. Detto questo, un abbraccio da Creepypasta LOL.